Bentrovati, prima puntata di settembre di Tintelli Talk. Torniamo a intervistare gli addetti ai lavori, professori universitari, responsabili d'azienda sui temi dell'intelligenza artificiale generativa e non. Oggi diamo il benvenuto al nostro ospite, Livio Mariano. Mi ricordi la carica che è complicatissima? Direttore, facciamola in italiano. Direttore di diciamo intelligenza artificiale applicata all'ingegneria, così la chiudiamo in maniera breve e via, sì. Di Alter, allora ci racconterà chi è Alter, ci racconterà le frontiere del machine learning applicato all'ingegneria e anche quello che pensa sui chatbot e quindi sull'intelligenza artificiale generativa applicata a questo settore, ma tutto questo dopo la sigla. Allora, partiamo da Altair. Chi siete e che cosa fate? Domanda facile. Sì, allora, Altair, prima di tutto buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Altair è una società di ingegneria, quindi formata da ingegneri, che sviluppano software per l'ingegneria e forniscono anche servizi appunto per l'ingegneria e lavoriamo molto nel campo dei dati, nel campo dell'intelligenza artificiale. Ecco, che cosa è cambiato negli ultimi due anni, nel senso che voi chiaramente siete avete sempre lavorato con l'intelligenza artificiale. Io ho tenuto a fare questa intervista perché di fatto in qualche modo si sta facendo un po' di confusione tra il machine learning, che non è qualcosa di nuovo, è qualcosa di antico, no? E che è già utilizzato è già presente in tantissimi nostri prodotti, in tantissimi servizi, e quello che è l'AI Gen, cioè l'intelligenza artificiale generativa, tradotto ChatGPT, Gemini e tutti gli altri chatbot. Allora, che differenza c'è? Sì, allora praticamente quello che sta avvenendo in questi anni è che no, si sta utilizzando sempre di più questo campo del machine learning e dell'AI, grazie anche al fatto che le potenze di calcolo anche sono aumentate e quindi diciamo che si ha a disposizione, no? Si ha a disposizione più tool in grado di gestire appunto moli di dati più grandi e quindi appunto estrarre i vantaggi da questi dati. Diciamo che quello che sta succedendo è che l'utilizzo appunto di questi algoritmi sta facendo capire a tanti, tra cui anche gli ingegneri, i benefici che possono essere, no, correlati appunto da questi algoritmi. E quindi, diciamo, come si dice, l'appetito viene mangiando, uno più praticamente applica queste tecnologie, più vede i benefici, più prova a capire, no, dove, in quali altri settori appunto questo AI può portare appunto a dei benefici. Ma sono mondi che si parlano o stiamo facendo confusione? Cioè, quello che voi fate con, adesso poi ci racconterà anche il Twin Digital, cioè con il machine learning, è qualche cosa che sostanzialmente non viene intaccato più di tanto dai chatbot o vi viene richiesto già di cominciare a far comunicare, no, queste due tecnologie? Perché una, insomma, ricordiamola, è una... parliamo di LLM, quindi di modelli linguistici di grande dimensione, della possibilità di parlare, no, e di avere delle risposte con il linguaggio naturale. Il machine learning sono sistemi di apprendimento dove vengono studiati dei pattern e sulla base di questi pattern poi si mettono in piedi i servizi. Adesso l'ho fatta facile, un po' giornalistica, ma magari me la racconti meglio tu. Certo, allora Luca, per quanto riguarda, no, il campo dell'intelligenza artificiale, diciamo che è un campo molto molto vasto,
Quindi ci sono algoritmi, come giustamente detto, che sono no, basati sul machine learning, quindi vengono detti no, supervised, quindi diciamo vengono passati dei dati in pasto degli algoritmi e l'AI va a capire quali sono le interazioni tra queste variabili. C'è invece l'altro campo, che è quello appunto dell'AI generativa, che è un po' un cambio di paradigma, no? È il fatto di praticamente far generare automaticamente all'AI delle immagini, dei video, dei testi, eccetera, a fronte di input che sono di nuovo degli input naturali, possono essere appunto no, dei testi, oppure può essere anche il linguaggio naturale appunto direttamente. Diciamo che nel campo dell'ingegneria è utilizzato molto il machine learning tradizionale, ok, che viene utilizzato soprattutto per velocizzare il processo di sviluppo prodotto. Quindi noi ingegneri, diciamo, lavoriamo con le equazioni, ok? Queste equazioni possono essere derivate da formulazioni che vengono dalla fisica utilizzando l'approccio tradizionale, oppure possono essere derivate automaticamente dai dati se utilizziamo l'approccio machine learning. Questo porta a dei vantaggi in termini di... Uno, porta a dei vantaggi perché utilizzando il machine learning in questo campo qui possiamo affrontare, modellare dei modelli molto più complessi, perché non abbiamo l'onere di andare a identificare equazioni accurate, okay, per rappresentare praticamente i nostri sistemi, ma queste possono essere, tra virgolette, derivate, imparate direttamente dall'algoritmo di machine learning. Dall'altro canto permette di andare a creare dei modelli più snelli, focalizzati a calcolare solamente le informazioni che ci interessano e quindi avere dei vantaggi in termini di simulazione, no, che sono molto elevati. Ad esempio possiamo velocizzare le simulazioni anche più di 1.000 volte. Okay? Ora, dove questo si va a innestare con la parte di AI generativo? È proprio qui. Tipicamente quello che si fa è: abbiamo un problema, ci sono degli input e degli output, ok? Quello che vogliamo è andare a cambiare gli input al fine di avere degli output che rispettino determinate specifiche. Se queste praticamente non vengono rispettate, cambiamo di nuovo l'input. E quindi il tutto gira in un processo di ottimizzazione che richiede tempo perché ci sono differenti simulazioni e queste simulazioni vengono velocizzate, diciamo, possono essere velocizzate dal machine learning. Ora, quello che si vuole fare con l'AI generativo è quello di cambiare totalmente il paradigma e dire: io ho delle specifiche da rispettare. Ok? Allora, diamo questo in input direttamente al modello e vediamo come automaticamente l'AI mi crea, no, il nuovo design del componente oppure, no, mi identifica le nuove condizioni operative tali per cui si possono rispettare appunto le specifiche. Capisci bene che il vantaggio è enorme, perché no, si cambia totalmente il modo di affrontare i problemi. Ma domanda, ma non rischiate di essere tolti dall'equazione voi ingegneri? Cioè, il machine learning, come hai detto, sono poi algoritmi, no? Le reti neurali le scrivete voi. Dimmi se sto sbagliando in un certo senso, e probabilmente il processo è più controllabile. Quando ci muoviamo nell'ambito degli LLM, questi LLM, almeno parliamo dei principali, no? Sono sistemi chiusi e sono meno trasparenti, è corretto? Nì, nel senso che la tecnologia è quella delle reti neurali o altre, no? C'è anche le recurrent neural network, eccetera, che vengono utilizzate per il machine learning. E diciamo che è chiaro che le strutture in realtà non si ha tanto controllo sulle equazioni che vengono utilizzate, quanto sulla tecnologia da utilizzare per effettuare, no, questa approssimazione. Quello che fa l'ingegnere in realtà è generare dati idonei che contengono le informazioni che bisogna estrarre. Ora, l'AI è soltanto un tool che ci permette di estrarre queste informazioni. Per quanto riguarda la parte di LLM, è più o meno simile. Perché? Perché, come ben sai, no? Nel senso che quello che noi scriviamo su ChatGPT viene salvato e viene riutilizzato, no, per migliorare poi no, le risposte che lo strumento darà, no, ad altri magari. Infatti c'è il tema della sensitivity, no? Di stare attenti alle informazioni che si riportano all'interno di questi chatbox, perché queste possono essere, tra virgolette, catturate, no? Quindi diciamo che no, la paura non c'è perché in
il ruolo, cioè c'è sempre in realtà la mente umana, no, dietro, che sa, capisce quali dati dare in pasto al fine di ottenere le informazioni di cui si ha bisogno. E siamo sempre noi a decidere quale tipologia di algoritmo utilizzare per un determinato problema a fronte della vastissima gamma di algoritmi che fanno parte del cappello intelligenza artificiale. Ma quindi adesso fammi accetta la provocazione, cioè in questa fase, no, dello sviluppo di queste tecnologie applicate all'ingegneria, il ruolo vostro è quello di fare data entry, cioè di scegliere i dati migliori e poi il tool pensa lui a fare le inferenze, a estrarre il significato, a dare un output. Cioè è un po' questo un cambio di paradigma che c'era prima dell'era dell'iGen, no? Cioè io volevo proprio capire se c'è un, dal vostro punto di vista un cambiamento, ecco. Allora, c'è un cambiamento riguardo all'efficienza con la quale si affrontano i problemi ingegneristici, nel senso che con l'approccio tradizionale basato su equazioni si possono ottenere delle performance che sono limitate dall'approccio stesso, diciamo così. Il fatto di diciamo, iniziare a lavorare con l'AI fornisce all'ingegnere delle capacità addizionali, dei superpoteri, ok, diciamo, no, in certe situazioni, che permettono all'ingegnere di affrontare lo stesso problema in un altro modo che può essere più efficiente rispetto a quello che è stato fatto finora. È sempre matematica, si parla sempre di, no, alla fine, equazioni che girano dietro. Il fatto è utilizzare delle tecnologie differenti rispetto a quelle a cui siamo abituati e in alcuni frangenti porta dei benefici. Ora, Luca, giustamente tu mi vuoi chiedere quali sono questi frangenti? Tutte quelle applicazioni che richiedono, ad esempio, no, il vincolo del real time, simulatori real time, digital twin, ad esempio, no? Quindi diciamo modelli virtuali che girano in parallelo con il prodotto reale o il processo reale. Tutte queste applicazioni qui sono applicazioni che richiedono il fatto di avere dei modelli snelli, veloci, in grado di lavorare in parallelo con il sistema fisico. Okay? Ora, è difficile andare a creare dei modelli che sono compliant con il real time basati su equazioni e che siano sufficientemente accurati. Infatti, in passato non si parlava tanto di digital twin. Si sta ritornando a parlare di digital twin da più o meno 5 anni a questa parte, grazie all'avvento di questi algoritmi di AI. Perché? Perché permettono di andare a creare dei modelli che sono sufficientemente accurati e che sono in grado di essere molto, diciamo, snelli e lavorare in real time con il prodotto stesso, e quindi di essere effettivamente utilizzati, no, per lo scopo che si ha nell'applicazione digital twin. Allora, a me stanno già arrivando delle domande. Io chiedo scusa, ma non moderiamo quelle esterne, per cui ho delle domande che arrivano a me e le giro subito al nostro ospite. Però prima volevo capire una cosa. Nei digital twin, no? Cioè, quindi nella costruzione di simulazioni, che può essere di un processo o di un corpo umano, come può essere di un processo industriale, di un processo Certo. aziendale, hai detto che viene accelerato con l'AI. Il collo di bottiglia di questi digital twin è l'hardware? Cioè, quindi è Ora. la capacità di elaborazione, visto che noi sappiamo, abbiamo un'azienda che si chiama Nvidia, che è diventata uno dei soggetti più importanti in termini di valorizzazione di mercato negli ultimi 2 anni, proprio perché le sue GPU, no, la sua tecnologia è ritenuta la migliore proprio per lavorare sull'AI. E questo è un collo di bottiglia, no, drammatico per tutta questa industria. È così? Più o meno, dipende no, di nuovo dal tipo di algoritmo che si utilizza. Ci sono algoritmi che sono molto onerosi dal punto di vista computazionale e che quindi richiedono effettivamente l'utilizzo di supercomputer e quindi anche, no, GPU, eccetera. Ci sono altri algoritmi in questo campo qui che sono molto più snelli e che onestamente non hanno bisogno di, no, diciamo un'elevata capacità di calcolo e possono girare anche su laptop standard. Come Altair, noi ad esempio produciamo
tantissimi algoritmi che coprono differenti bisogni, alcuni richiedono dei calcoli più spinti, altri invece girano tranquillamente sul laptop. Quindi diciamo che non è sempre quello il collo di bottiglia, però la parte di, diciamo, no, quando si parla di AI, c'è, diciamo, un fattore comune che è questo, che sono tutti algoritmi che utilizzano dati. Quindi i dati devono essere generati, devono essere disponibili. Questi dati possono essere, tra virgolette, tanti, chiaramente, ma per essere generati uno deve fare delle simulazioni anche, ok? Ora, questo diventa oneroso. Il fatto di dover generare le simulazioni necessarie per ottenere i dati di cui si ha bisogno per allenare poi questi algoritmi qui, allora in questa fase qui, in fase di generazione dati, può servire di nuovo, no, la parte di, può essere un collo di bottiglia questa parte qui, quindi uno non ha Quindi il abbastanza collo di risorse. bottiglia è anche quindi l'allenamento, quello che viene chiamato, no, l'allenamento di queste tecnologie, cioè Può essere o l'allenamento oppure la generazione dei dati che vengono utilizzati da queste tecnologie. Allora, mi chiedono qualche esempio di applicazione sull'ingegneria a questo punto, anche che fate anche voi in Altair. Sì, allora, ad esempio, per quanto riguarda, no, abbiamo lavorato con un'azienda, rimaniamo nel campo del digital twin, no? Si chiama Patrone e Mongello. È un'azienda che fa praticamente, mi viene il termine in inglese, sheet metal forming, Poi sostanzialmente. Quindi, dimmelo anche in inglese, poi lo traduciamo, non ti esatto, quindi preoccupare. fa praticamente, si chiama sheet metal forming, no? Il processo, vuol dire che praticamente hanno delle macchine che fanno lo stampaggio sulla lamiera, e praticamente è un'azienda che produce quindi componenti per il settore automobilistico. Ok, queste, come avviene spesso oggigiorno, l'impianto di questa azienda è attrezzato da sensori, accelerometri, termocamere, eccetera, che un po' monitorano il processo di sviluppo prodotto. Ora, quello che questa azienda vuol fare, come tante altre nel settore del manufacturing, è quello di avere un maggior controllo del processo di manufacturing. Che cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a riutilizzare in real time i dati provenienti dal campo, quindi dall'impianto, e capire come questi sono collegati alla qualità dei prodotti generati, per ovviamente limitare gli sprechi. Quindi quello che siamo andati a fare è andare a simulare il processo di stampaggio con dei modelli altamente dettagliati, che non sono in grado di lavorare in real time perché sono molto accurati, no? Richiedono anche uno sforzo computazionale elevato. Attraverso l'AI siamo andati a creare dei modelli ridotti, si chiamano, ok? Che vanno a formare poi un digital twin di processo, in grado di lavorare in parallelo con il processo stesso, di digerire in real time i dati provenienti dal campo e calcolare indicatori di performance, capire quando la produzione diverge dalla condizione nominale e nel caso capire quali sono le cause. Possono essere condizioni operative, perché ad esempio, no, il livello di attrito nello stampo è aumentato, quindi bisogna aggiungere del liquido lubrificante, o perché magari la forza sul premio lamiera si è allentata, o perché anche le proprietà del materiale lavorato è differente rispetto a quella che uno ci si aspetta, perché magari abbiamo cambiato il fornitore, ok? No, il materiale lavorato non è più quello. Questo qui è uno dei tanti esempi che abbiamo. Ecco, lavorate anche con, adesso ti faccio un po' di domande, lavorate anche con ChatGPT, con gli LLM, Allora, siete noi stati abbiamo. il mercato, anzi, ti giro esattamente la domanda, come il mercato vi chiede di usare un LLM per la vostra Il offerta? mercato non ci chiede di utilizzare un LLM per la nostra offerta, ma noi, siccome guardiamo sempre, diciamo, all'usabilità poi delle nostre soluzioni, lo stiamo implementando in casa, ok? Perché no, gli LLM sono della Non tecnologia. nei prodotti, quindi non nel prodotto lo Sì, lo implementate stiamo sviluppando in nell'azienda. casa, nel senso non stiamo utilizzando ChatGPT, ma lo stiamo sviluppando noi stessi in casa, un prodotto LLM che utilizziamo come vogliamo utilizzare per aiutare gli utilizzatori dei nostri prodotti a trovare prima le informazioni relative all'utilizzo di un prodotto. Ad esempio, no, dimmi come si può andare a effettuare una mesh di un determinato tipo, eccetera. Uno lo può scrivere e dopodiché automaticamente, no, gli viene proposta appunto la soluzione. Quindi è qualcosa montata sui dati che noi abbiamo già a disposizione nella nostra suite per facilitare, no, anziché utilizzare l'help classico,
sostanzialmente, quello di andare, no, a trovare dove è il capitolo che spiega magari una determinata cosa, si utilizza direttamente un nostro praticamente equivalente a ChatGPT interno che permette in un clic praticamente di accedere direttamente all'informazione, no, di cui si ha bisogno. Sono LLM diverse da quelle di cui sentiamo parlare, quelle che realizzate voi, sono più piccole, hanno meno parametri. È chiaro che sono più dedicate no, all'attività di ingegneria dell'ingegnere, e quindi non è che possiamo chiedere lì, no, magari no, chi Una ha, poesia. no, scoperto l'America, ok? Sono, no, diciamo, come dire, addestrate con le informazioni necessarie per ingegneri praticamente, che devono utilizzare i nostri prodotti. Quindi sono più mirate, più specifiche, più specifiche, funzionano anche meglio di un generico. No, Mi diciamo chiedono algoritmo. se sono tecnicamente dei GPTs, cioè se sono dei fork, traduco io la domanda, di LLM generali, cioè se voi state realizzando questi modelli linguistici da zero o vi state appoggiando con tecnologia, immagino, RAG, degli LLM open source anche, no? E li state, passami il termine, specializzando per quello che volete, cioè se è da zero, se è open source oppure se è un proprietario che voi a cui date dei dati vostri. È un ibrido, quindi una domanda giusta, non ci stiamo appoggiando ad un altro algoritmo, volendo possiamo fare delle connessioni anche se siamo aperti, quindi abbiamo delle API per poter comunicare con altri chatbox, ma è sviluppato internamente da noi in alcune parti utilizzando anche, no, codice open, ovviamente, perché il codice open può essere utilizzato, è inutile non reinventare di nuovo la ruota, diciamo, no, se è stata già inventata, virgolette. Appena arrivata, ha detto, quindi lei è più un fan dei sistemi aperti o dei sistemi chiusi, cioè degli LLM chiusi? Spiego io, ChatGPT è un LLM chiuso, esattamente come Gemini, mentre Llama di Meta è un sistema aperto, come anche, credo, Mirai della francese Mirai. Quindi voi siete per l'open o siete per il close? No, siamo più, come azienda siamo molto open, nel senso che tutti i prodotti che forniamo e vendiamo abbiamo proprio la caratteristica di essere molto open e quindi si possono anche collegare con altri software prodotti da altri vendor, perché no, chiaramente non siamo gli unici, no, sul mercato. E quindi su questo, diciamo, la filosofia di Altair è sempre quella di, no, comunque. Democratizzare l'uso della tecnologia e renderlo quanto più semplice possibile, senza andare a creare, no, dei sistemi chiusi che appunto richiedono, no, poi dopo generano una sorta di monopolio poi, no, sull'utilizzo. Ottimo, ultima domanda. Settimana scorsa una serie di imprese e di ricercatori hanno pubblicato un appello sui principali quotidiani chiedendo all'Europa di semplificare le regole sul fronte dell'intelligenza artificiale. Siete d'accordo o non siete d'accordo? È qualcosa che vi tocca, è qualcosa che non vi tocca? Beh, allora, diciamo che ci tocca relativamente, nel senso che, no, noi abbiamo delle soluzioni che comunque sono no, in campo ingegneristico e comunque quando vengono utilizzate, no, la proprietà intellettuale di quello che si fa rimane all'utilizzatore, sostanzialmente. Quindi non è una piattaforma completamente aperta come ChatGPT o altri in cui uno scrive qualcosa, no, e poi dopo rimane lì e quindi, no, magari ci sono delle informazioni sensibili che non dovrebbero essere divulgate e quindi no, si ha bisogno di. Non è pubblico, non è No, non pubblico. è pubblico, no, non è pubblico. E quindi diciamo che non siamo tanto toccati da questa cosa qui. Sicuramente è un qualcosa in rapida evoluzione, rapidissima evoluzione, e siamo molto lenti dal punto di vista della burocrazia. Okay? È qualcosa che va regolata sicuramente, perché altrimenti no, magari sta anche già sfuggendo di mano. Alcune volte, no? E quindi è qualcosa che bisogna in qualche modo provare a, diciamo, regolamentare senza però, no, essere completamente ottusi. Ricordo quando, no,
Inizialmente è uscito fuori, no, ChatGPT, quindi no, potevamo avere accesso. Io per primo ho iniziato a utilizzarlo, poi a un certo punto in Italia non si sa perché avevano bloccato appunto l'accesso. È stato per qualche settimana, però mi sono domandato, dico, ma com'è possibile che no, i miei colleghi no, in altre parti del mondo lo utilizzano, no, e noi in Italia ci stanno bloccando perché no, non si capiva bene. Quindi è importante che, tra virgolette, poi l'ignoranza non crei impedimenti. Ok, no, riguardo a questa tecnologia, perché i vantaggi sono evidenti, bisogna saperli sfruttare. Quindi bisogna anche in parallelo riuscire a trovare delle regole tali per, no, poterli sfruttare senza, no, sempre Non rimanendo. perdere competitività. Ringraziamo Livio Mariano di essere stato con noi di Altair. Ricordiamo che l'intervista la vedrete poi su Infodata e su Infodatacast, la sezione video del Sole 24 Ore. Grazie e ci sentiamo prossimamente con, anzi ci diamo già un appuntamento, venerdì torna la lezione di AIGen con Luca Tremolada e il sottoscritto Andrea Gianotti. Grazie, grazie a voi, Grazie grazie a voi, Chiara. buona giornata. Buona giornata.